Benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di Cosa compro con 100 euro. Quest'oggi, ragazzi, andremo all'Aldi. Mi chiamo Fabio Marchione. Fino a 3 anni fa non arrivavo alla fine del mese e mi sono ritrovato con 20.000 euro di debiti. Poi ho imparato a gestire il mio denaro e ho raccimolato 10.000 euro di risparmi in soli 2 anni. E come ci siamo mossi, visto che in questo periodo è aumentato tutto? Abbiamo prima preso il volantino, ci siamo guardati bene le offerte, abbiamo cerchiato bene quello che volevamo prendere, abbiamo fatto un menu in base alle offerte e al volantino, perché a questo punto sì, i nostri gusti personali, ma andiamo ad adattare anche un po' il nostro menu a quello che c'è in offerta. Altrimenti, ragazzi, oggi come oggi i nostri budget per la spesa aumentano considerevolmente. Quindi adesso andiamo all'Aldi, facciamo la spesa e poi vi facciamo vedere tutto come al solito. Allora, stavamo ragionando con Steph perché qualcuno di voi saprà che dobbiamo fare i lavori in casa che dovevano essere a metà luglio e invece saranno tra poco, cioè settimana prossima. Quindi saremo senza cucina, senza gas per qualche giorno, speriamo non troppo, e quindi dobbiamo prendere tutte cose fredde, dobbiamo prevedere un menù freddo. Ok ragazzi, spesa fatta, siamo stati bravissimi. Di più. Sì, di più, perché abbiamo speso 96,42 euro. Ora non spero che si veda. Quindi avevamo ancora un po' di soldi che potevamo spendere. Siamo stati molto attenti, quindi abbiamo fatto una bella spesa nonostante comunque tutti gli aumenti. Abbiamo guardato veramente bene i prezzi con calma. Come facciamo a arrivare ogni volta ai 100 euro precisi o sgarrare di poco? Noi un metodo che utilizziamo è fare la spesa con la calcolatrice. Quindi man mano che prendiamo le cose le andiamo ad aggiungere e sappiamo in qualsiasi momento quanto spendiamo, perché spesso se non usi questo metodo vai a spendere un sacco di soldi. Perché? Perché non ti rendi conto di quello che stai comprando. Eccoci tornati a casa con la spesa, ragazzi. Abbiamo preso 5 buste di spesa scarsa, quindi comunque meno rispetto a quando non c'erano tutti questi aumenti, ma devo dire che sono soddisfatto della spesa che abbiamo fatto. Partiamo subito con i nostri prodotti e partiamo dai gelati perché si stanno sciogliendo. 1,99 euro l'uno, abbiamo preso mezzo chilo di gelato nocciole cacao variegato al gianduia. Questi sono i gusti che piacciono a me. Crema e cioccolato e tiramisù. Allora, il mezzo chilo di gelato costava un po' di più del chilo intero, ma il chilo aveva 4 gusti, non ci piacevano, quindi abbiamo speso qualcosina in più, ma abbiamo preso le vaschette da mezzo chilo. Poi, in offerta, abbiamo preso il caffè, abbiamo fatto un pochettino di scorta, 6,29 euro. Altra offerta, abbiamo fatto un po' di scorta di passata Cirio, 6 confezioni a 3,79 euro. Noi abbiamo un paio di scaffali in cantina dove quando ci sono le offerte del secco facciamo un pochettino di scorta, perché soprattutto in questo momento quando abbiamo una vera offerta e le cose durano dobbiamo fare stock. Questo è un modo per risparmiare sulla spesa. Pagnotta di grano duro 85 centesimi l'una, questo per fare delle bruschettine. Crostatine al cacao 1,09 euro, queste sono aumentate perché comunque le compravamo a 99 centesimi. Trancette al cacao 89 centesimi, questo il prezzo è rimasto lo stesso. Poi questi li ho voluti provare io, pasta fresca, paccheri 99 centesimi il mezzo chilo. Noi ne abbiamo presi due perché comunque siamo in 5 e mezzo chilo è un po' giusto. Questi si possono fare o con pesto di rucola e salmone affumicato, che dovevamo prendere ma non abbiamo preso, oppure sono molto buoni anche semplicemente con pomodoro fresco e basilico. Sono buonissimi anche con
tonno fresco e pomodorino, quindi pomodorino fresco e magari se volete un pochettino di rucola. Provateli e fatemi sapere nei commenti come li trovate. Oppure scrivetemi in privato su Instagram. Se ancora non mi segui su Instagram, FabioMarchione81, fallo subito. Perché su Instagram spesso pubblico anche le ricette che facciamo, che spesso non ho tempo di far vedere in questi video e quindi le faccio vedere nelle mie storie Instagram. Mais dolce, 340 grammi a 65 centesimi. Avevamo visto sul volantino tre scatolette da 150 grammi a 99 centesimi. Le volevo prendere, ma in realtà mi sono reso conto che era un'offerta, ma era un po' una finta offerta, nel senso che questo costava di meno e non aveva nessun tipo di sconto. L'unica cosa è che le tre scatolette piccole sono più pratiche. Mangi quello che hai in una scatoletta e non hai rimanenze. Però se lo apriamo, siamo una famiglia numerosa o comunque lo copriamo bene, non c'è nessun tipo di problema. Quindi attenzione alle offerte, perché a volte non sono delle offerte. Tonno in olio di girasole a 1,65 euro. Sì, non c'era tanta scelta sul tonno, quindi abbiamo preso questo. Le pesche tabacchiere, mezzo chilo a 1,29 euro, ho anche indovinato, senza suggerimento di mia moglie. Allora, fesa di tacchino, qui abbiamo fatto un po' di scorta, ho preso due confezioni da 400 grammi. Qui l'ho preso perché c'era lo sconto, 8,23 euro al chilo, che è un buon prezzo, perché se teniamo conto che il petto di pollo lo paghiamo 9,99 euro, qualcosina in più al chilo, direi che è un ottimo prezzo. Poi passiamo alle schifezze, però ragazzi, con tre figli è una guerra, quindi ogni tanto dobbiamo prendere patatine, robe varie. Abbiamo preso le snips, 79 centesimi, per così poco non le vuoi prendere ragazzi. Cipolle 99 centesimi al chilo. Hamburger, qui abbiamo trovato una bella offerta perché sono 8 hamburger da 100 grammi, 8,49 euro al chilo. Mozzarelle 2,15 euro, 4 mozzarelle da 120 grammi. Provolone piccante a 2,39 euro. Questo ogni tanto ragazzi lo mangio perché lo adoro. Fammi sapere nei commenti se anche tu ami il provolone piccante. Per quanto riguarda gli affettati, abbiamo preso tutti quelli in offerta. Prosciutto crudo, confezione doppia a 1,99 euro. Prosciutto cotto, la stessa cosa, e parliamo di due confezioni da 150 grammi. E poi la mortadella, leggermente più cara, 1,09 euro la confezione, quindi 2,18 euro. Sacchetti dell'umido a 1,19 euro. Formaggio spalmabile Naturella, 89 centesimi. Latte, abbiamo preso 5 litri, 75 centesimi l'uno. Siamo andati per prendere il latte in offerta che era 69 centesimi, ma lo avevano finito, non c'era più, e quindi abbiamo dovuto prendere questo. Nutella, questa volta non abbiamo preso la Nutella Tarocca, 3,59 euro. Se ancora non l'avete visto ragazzi, abbiamo fatto una sfida Nutella contro tutti, dove abbiamo confrontato le diverse Nutelle e ci siamo ammazzati dalle risate, andatelo a vedere. Poi abbiamo voluto provare il tzatziki, che è in pratica yogurt greco e dentro ci sono, dovrebbero esserci cetrioli e robe così. 1,99 euro, 450 grammi quindi... Tè solubile, come sapete noi non prendiamo le bottiglie, uno per quanto riguarda il consumo di plastica e due perché questo conviene molto di più. 1,99 euro. Shampoo 2,49 euro, mezzo litro. Apro parentesi, molto spesso nei commenti mi chiedete: ma la spesa che fate comprende solo alimentari, non prendete altro? Sì, questa è un'eccezione. Perché? Perché mia moglie è rappresentante Yves Rocher, quindi vende prodotti di questa marca, e noi grazie a quel bacino di clienti, qualche conoscente che lei si è creata, riusciamo ad avere prodotti per il bagno praticamente gratis. Detersivo liquido per la lavatrice, 2,99 euro. Broccoli, che mia moglie voleva fare con i paccheri, e mi sa che faremo così perché i pomodorini dell'orto ancora non sono pronti. Ragazzi, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi perché arriverà anche la seconda parte, il secondo episodio de Il mio orto sul balcone, e ci sono parecchie novità, vi dico solo questo. Cuscinetti sardi, 1,19 euro. Pomodori ramati insalatari, 1,99 euro al chilo. Patatine, sempre per i ragazzi, 1,09 euro.
cetrioli olandesi 99 centesimi. Questo è un po' caro, perché uno pesa 350 grammi, quindi parliamo di 3 euro al chilo, più o meno, i cetrioli. Quelli lì perché sono olandesi, sì. Perché sono olandesi e quindi sono più cari. Vabbè. Un'altra cosa che abbiamo voluto provare, grissini piemontesi, perché comunque l'Aldi era un po'... c'erano molte offerte e scelta su prodotti regionali e quindi Stefano ha voluto provare questi. 2,29 euro. Poi come frutta abbiamo preso l'ananas, 99 centesimi al chilo. È vero, dell'ananas paghiamo anche il ciuffo, però il prezzo era conveniente rispetto ad altra frutta che aveva veramente dei prezzi alle stelle. Pan brioche 1,99 euro. 10 uova medie a 1,79 euro. Poi un altro sfizio che ci siamo voluti togliere, l'andoia calabrese 200 grammi 2 euro. Un po' cara, però è qualcosa che non prendiamo mai e volevamo mangiare un po' piccante. Per la mia piccola Mimi, la figlia di mezzo, abbiamo preso queste delizie di sfoglia 1,59 euro. Per ultime abbiamo preso le gocciole 1,99 euro al chilo. Totale, come abbiamo detto, abbiamo speso 96,42 euro, quindi siamo stati dentro nei 100 euro. E niente ragazzi, allora Aldi sinceramente è un supermercato discount, ma è una via di mezzo tra discount e supermercato. Io lo adoro perché comunque è molto pulito, molto ordinato, a parte che stamattina stavano caricando, su alcune cose non c'erano i prezzi giusti. Vabbè, di solito comunque è veramente un supermercato pulito e ordinato. Quindi fatemi sapere se anche voi vi piace l'Aldi, se andate a fare la spesa all'Aldi, quali sono i prodotti magari più convenienti, quelli che vi piacciono di più. Sì, che dire, per questo cosa compro con 100 euro è tutto. Iscrivetevi al canale, schiacciate un bel like, condividete il video su Facebook, perché ci sono un sacco di persone che hanno bisogno di capire come risparmiare, soprattutto in questo momento. Io vi mando un abbraccio e come al solito ci vediamo in giro. You take it all night.